Carissimi, 29esima domenica del tempo ordinario. Il Signore ci parla attraverso una pagina del Vangelo secondo Matteo al capitolo 22. Nelle domeniche passate abbiamo ascoltato come il confronto tra Gesù e quelli che erano le guide spirituali del popolo diventa sempre più serrato, sempre più duro. Quelle parabole smascherano l'atteggiamento dei capi del popolo. E sono proprio loro, sono questi farisei, che si avvicinano a Gesù certamente non con una retta intenzione, pur blandendolo, pur chiamandolo maestro, pur riconoscendo la sua capacità di discernere sulle questioni. In realtà l'intenzione è quella di trarlo in inganno, di portarlo su un terreno dove, costringendolo a prendere una posizione, avrebbe in qualche modo compromesso la sua persona. La questione è molto calda. Si tratta del dominio della potenza romana che al tempo di Gesù era consolidato in Galilea. Le posizioni erano diverse tra qualcuno che, soprattutto le classi aristocratiche, i sadducei, che collaboravano con la potenza romana occupante e altri che invece si opponevano fieramente, gli zeloti, alla presenza del dominio di Roma. In mezzo alla posizione dei farisei, che accettavano con alcune valutazioni, restrizioni mentali, potremmo dire, sull'accettare o meno, sul modo di accettare questa presenza. La questione si poneva in maniera evidente rispetto al pagamento del tributo che avveniva in monete romane. La domanda quindi posta a Gesù è una domanda molto insidiosa. Da che parte si schiera Gesù? Tra i collaborazionisti o tra i zeloti che si oppongono alla presenza romana. L'intenzione è quella di farlo schierare, è quella di compromettere appunto la sua persona. La risposta di Gesù detta un principio molto chiaro, ponendo la domanda non tanto sul piano ideale, ma sul piano pratico. Israele usa le monete romane. Sulle monete romane c'è l'effigie di Cesare e la sua iscrizione. Accettare di usare le monete romane è implicitamente accettare la presenza del dominio romano in Israele. Va da sé quindi che la questione non si pone più tanto su un piano teorico, ma su un piano pratico. C'è un'accettazione pratica attraverso l'uso della moneta di Roma. E qui il principio, che è diventato anche, come molte espressioni del Vangelo, una espressione molto usata e molto chiara anche nel definire un atteggiamento e una distinzione tra le realtà. A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. Dove l'accento è posto da Gesù sulla seconda parte di questa affermazione. Non possiamo togliere a Dio il primato che spetta a Lui solo. Questa era la vera questione anche per Israele. Israele non poteva accettare di riconoscere come Signore una potenza umana. Ogni questione politica in Israele è sempre anche questione religiosa. L'inganno sta proprio qui. Accettare la presenza di Roma non deve portare a riconoscere una signoria alla potenza di Roma che spetta solo a Dio. È questo che Gesù afferma. C'è un primato della signoria di Dio che nessuna potenza umana può usurpare. E capiamo bene come questa parola diventa luce anche nel rapporto tra la comunità cristiana e la società dove la comunità cristiana è chiamata a vivere, le sue istituzioni, ma è evidente che poi parla anche al cuore di ciascuno di noi. Nessuno e nulla può usurpare quel primato che spetta solo a Dio, unico Signore della nostra vita, unico Signore della storia. A Dio ciò che è di Dio, tutto viene da Dio, quello che noi siamo, la nostra stessa vita, i doni che Lui ha fatto a ciascuno di noi. C'è una restituzione di noi gioiosa a Dio che
dà senso alla nostra esistenza. Vogliamo allora accogliere questa parola come una luce per ciascuno di noi e anche per il nostro modo di stare dentro la società, nel confrontarci anche con le istituzioni. Nessuno può togliere a Dio il posto che gli spetta, quello di Signore. E così anche per la vita di ciascuno di noi. Nulla e nessuno può usurpare a Dio quella signoria che spetta a Lui solo.